Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Max, parliamo ancora una volta di gossip, ma soprattutto di Grande Fratello, perché questo è il periodo in cui ci si dedicherà di più. E parliamo dei vari personaggi, li abbiamo già conosciuti personaggio per personaggio, ma adesso vediamo un piccolo particolare per Elenoir Ferruzzi, che sarebbe la prima donna transgender, a partecipare alla versione Peep del reality show. Sì, era un uomo prima e naturalmente la sua storia e il suo percorso di transizione sono argomenti che verranno in qualche modo affrontati nel corso delle puntate, delle varie puntate, proprio come la rivalità con Sonia Bruganelli. Colpa di un vecchio post di Lenoir sull'opinionista del grande fratello eh, dicendo sì, ha ah, una cessa presuntuosa e cattiva con il porro sul labbro che conserva il minestrone. Questo è stato detto, e nemmeno a dirlo che poco dopo il suo ingresso nella casa Lady Bonolis ha subito lanciato un avvertimento alla vippona, beh, più che altro per farla durare un po' di più. Quando tra un mese sarai esaurita, con unghie spezzate, e avrai litigato con tutti e piangerai depressa in confessionale, ebbene, tu mi troverai qui e ricordati che potrei essere la tua peggior nemica. Questo gli ha detto Sonia Bruganelli a Elenoir, Noir che già nella clip di presentazione ha parlato della sua transizione parlando di quando era uomo, cioè Massimo, perché aveva un nome giustamente, e del suo percorso. Ha detto "Sono un'artista, sono un'attrice, sono un'icona e sono una donna all'ennesima potenza, una donna plus. Il mio nome di battesimo era Massimo. Ma Massimo ed Elenoir sono praticamente la stessa persona. Io ero una bambina in un corpo sbagliato e non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente dei giudizi altrui. Un discorso, signori, che assolutamente non ci fa una piega. E per la prima volta in tv sono state mostrate le vecchie foto di Elenoir Ferruzzi che da quando ha vent'anni vive apertamente alla luce della sua femminilità. E infatti, come anche riportato dal sito Bici, già tempo fa su Twitter ha rivelato di essersi sottoposta a degli interventi particolari, eh, abbastanza anche lunghi e dolorosi, ben 13 ore, praticamente quello per cambiare genere, ecco. Comunque, eh, questo è il quanto, questa è stata la notizia che ha fatto leggermente discutere, ma di cui sono sicuro che avremo occasione di riparlarne. Per ora è tutto, un saluto grande da Max e alla prossima!